Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a Consigli Utili, un breve video nel quale cercherò di darvi un consiglio su come migliorare il vostro gameplay. Per il primo video ho scelto una meccanica di gioco piuttosto usata da moltissimi giocatori di Battlefield, e non solo di Battlefield, ma di tutti gli sparatutto che ci sono in giro. Però per andare a capire meglio di cosa si tratta, andiamo a vedere del gameplay. Ebbene, ammiratemi mentre con una tattica mossa mi tuffo alla Rambo e vado a fare una bella tripla. Ovviamente volevo includere questa parte della clip soltanto per mostrarvi quanto so figo quando gioco a Battlefield. E dopodiché mi fermo un attimo, ricarico, mi piazzo per terra, un kit medico mi pare, no. Ok, bene, mi affaccio, uccido il tizio e invece di andare fuori torno indietro. Ricarico l'arma, mi piazzo il kit medico e faccio una pausa riflessiva per poi controllare l'angolo dove ho appena sparato. Bene, ora voi vi starete chiedendo, ma cosa è successo esattamente di così eclatante da doverlo mostrare? E beh, andiamo a rivedere la clip che vi spiego meglio. Bene, il momento importante, quello che voglio farvi notare, è esattamente questo. Il momento nel quale io esco, faccio una kill piuttosto pulita su un nemico e torno indietro. Torno indietro, ricarico, mi piazzo un kit medico e poi controllo da dove è venuto il tizio. Ed è una cosa molto molto importante che adesso andremo a vedere un pochettino più in modo più dettagliato. Bene, qui abbiamo la mappa di Operazione Prigione, ma la parte che ci interessa veramente è soltanto questa. Bene, adesso marcherò in verde tutte le zone che noi conosciamo, dove siamo stati, dove sappiamo cosa c'è, e le zone rosse, dove non sappiamo chi possa esserci. Bene, come potete vedere, noi ci troviamo nella zona verde perché l'abbiamo appena svuotata, quindi sappiamo precisamente che lì non ci possono essere avversari, mentre il nemico, quello che uccidiamo, viene dalla zona rossa. Un'altra zona rossa è ovviamente il resto della cantina dove non siamo ancora stati e dove magari vediamo soltanto dei nostri alleati lottare. Bene, noi adesso siamo nella zona verde e noi non sappiamo cosa c'è nella zona rossa. Quindi, se noi andiamo ad avventurarci dentro la zona rossa, è possibile, anzi è molto probabile, anzi, che ci siano dei nemici dei quali non conosciamo la posizione. Se questi ci sparano è una kill easy per loro perché loro sanno esattamente che noi verremo da quella parte. In poche parole possiamo riassumere il tutto con un semplicissimo: se siamo nel verde siamo al sicuro, se siamo nel rosso siamo in pericolo. Un'altra cosa da notare è che non tutta la zona verde è completamente sicura. Infatti, ovunque nella zona verde si possa vedere dalla zona rossa, quindi ovunque loro possano vederci, anche se siamo nella zona verde, dalla zona rossa, è una zona potenzialmente pericolosa. Marcherò queste zone di arancione. Bene, ora che è chiaro esattamente quale zona è pericolosa quanto, dovrebbe già essere più chiaro quello che mi passa per la testa quando sparo e poi torno indietro, ovvero io sparo e sono nella zona rossa, una zona nella quale devo stare il meno tempo possibile. Poi ho meno vita, meno proiettili e non so esattamente quello che sta succedendo intorno a me. Quindi cosa faccio? Torno nella zona verde, stando meno tempo possibile nella zona arancione, per poi ricaricare, riprendermi tutta la vita e sempre, soprattutto da medici, stupido andare a fare uno scambio, soprattutto ravvicinato con degli avversari, se non si ha tutta la vita, perché si può usufruire del kit medico che è una cosa OP. E poi, prima di tornare a controllare, controllo un attimo la minimappa, guardo dietro e guardo se potenzialmente, a parte da dove sto venendo, ci sono altri punti dai quali la zona verde potrebbe diventare arancione, quindi da dove i miei nemici da una zona rossa potrebbero spararmi. Fatto tutto questo, posso controllare a tornare a controllare la zona rossa, affacciandomi ma stando massimo nella zona arancione per non mettermi in pericolo, per andare a vedere dove stanno arrivando dei nemici e se stanno arrivando dei nemici. Nel caso non stiano arrivando, è meglio sempre controllare nei dintorni, come ho fatto anche nella clip, controllare dietro e accertarsi che la zona arancione sia comunque più sotto controllo dei propri alleati che dei propri nemici. Potete immaginarvi tutta questa situazione come una specie di piccole bandiere che coprono tante piccole zone. Se voi avete il controllo di un'area, se quell'area per il vostro team è verde, siete avvantaggiati di tot metri, di tot ripari, di tot angolazioni dalle quali potete sparare i vostri nemici senza subire danni. Ci sono angolazioni buone, angolazioni cattive, ma quello dipende ovviamente dalla situazione.
È una meccanica piuttosto sciocca, affacciarsi e poi tornare indietro, ma comporta dei grandissimi vantaggi. Primo di essi, recuperare la vita. Secondo di essi, essere sicuri di avere il controllo su tutto quello che ci circonda. Essere ben informati su quello che accade intorno a noi è davvero molto molto importante per poter, preservare la nostra vita più lungo possibile su Battlefield, insomma, per non morire troppo spesso. In ogni caso, questo è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto la corta clip dove ho fatto il figo, Rambo, bla bla bla, e spero di esservi stato utile con questo piccolo consiglio. Arriveranno altri video in questo formato sicuramente appena mi verrà in mente qualche altra cosa che faccio spesso. In ogni caso, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un like qua sotto. Bella ragazzi, ciao!